Festival dello scrittore, siamo con Alice e Silvia Morelli. Ciao, come stai? Bene, grazie. Allora, ci rivediamo per parlare di libri. È importante in questo momento perché leggere è sempre stato importante, ma in questo momento dobbiamo ancora un po' di più concentrarci e fare uno sforzo per sfogliare questi libri, per capire i contenuti che ci possono fare compagnia, accompagnare in questa vita che, insomma, ha bisogno di qualche Certo, scossa. soprattutto imparare comunque che attraverso appunto i libri, soprattutto attraverso la mia poesia, che di dubbi ne mette parecchi, e quindi di farsi comunque delle domande, guardarsi un attimino anche in introspezione, appunto come dice il mio nuovo libro, come l'ha promesso, avevo promesso, no? Con il mio nuovo libro, Certo. Noi come specchi di cristallo, in quanto è una raccolta di poesia introspettiva, che poi parla proprio comunque anche di questo momento, ecco. Anche se l'argomento del momento, insomma, può sembrare sfruttato, ce n'è sempre da parlare. E poi soprattutto bisogna trovare le angolazioni anche alternative per parlarne. Certo, ma io in questo mio libro voglio comunque spiegare quanto è importante, appunto, che già lo vediamo dal titolo, Noi come specchi, no? Quindi vedere come testimone quello che ci accade e appunto come testimone che riflette il vissuto di quello che è il contesto sociale, le tematiche e soprattutto noi come ci proiettiamo, ci riflettiamo attraverso questa sia situazione pandemica, ma nella vita in generale, no? E il Certo. mio libro non per niente, appunto, Noi come specchi di cristallo la dice proprio chiara Certo. questa situazione di introspettiva e di riflessione, di proiezione. Poi di poesia ce n'è sempre bisogno perché un po' ce la siamo un po' fatta scivolare, invece tutti i giorni ne avremo bisogno, insomma, dovremmo un po' di pane e poesia tutti i giorni farebbe bene. La poesia, sai, infatti, appunto, è specchio, quindi è introspezione, è riflessione. E iniziare a farsi dei dubbi, proprio appunto oggi siamo al 700° anno di Dante, no? Di conseguenza anche il sommo poeta aveva i suoi dubbi e proprio Certo. lui diceva: venite anime erranti, siate lo specchio di ciò che ci circonda, no? Di conseguenza, anche venendo dal discorso antico, cioè tornando ai giorni nostri, il bisogno della poesia significa avere bisogno di trovarsi in se stessi. Sì. E poi appunto guardarsi come ci proiettiamo nei confronti di ciò che ci circonda e principalmente le nostre relazioni quotidiane, Certo. Senti, tu vivi di poesia, nel senso che è una tua dote naturale, non penso che non potresti farne senza, insomma, hai bisogno di dialogare con questa modalità. sì, effettivamente per me la poesia nasce intanto come un monologo, no? Che a sua volta poi diventa un dialogo nel momento in cui il lettore ne trova, appunto, come dicevo prima, sia spunto di dubbio che di domanda, ma alle volte anche dissonanza in quello che è Certo. il mio raccontarmi in poesie. Io in realtà poi penso anche come appunto ho precisato nella quarta di copertina, no? Io nella quarta di copertina ho scritto ben preciso, cioè quando decisi di andare oltre la verità, perché la verità è ancora oltre, al calare della notte nessuno al mio fianco. Quindi il coraggio di dire la verità è nuda, no? E di Certo. conseguenza essere, cioè per me questo tipo di concetto, siccome la verità è soggettiva, perché ognuno di noi ha il suo pensiero, quindi Certo. dirla in maniera cruda e reale, così com'è, quindi avere il coraggio della libertà di pensiero. Certo, assolutamente. Cos'ha in comune con Riderò come se non avessi mai pianto? C'è qualcosa, c'è un filo, che conduce, c'è un proseguo oppure sono due realtà completamente distaccate? No, non sono distaccate completamente, in quanto comunque nessuno di noi può scindere da quello che è il proprio passato, no? Quindi Riderò come se non avessi mai pianto, parlava appunto di questa Alice che era uno scarabocchio,
in fondo a un cestino. E a oggi invece, io per poter esplicitare meglio quello che è la poesia, se non ti dispiace, vorrei leggere proprio la sinossi che si Volentieri. trova nella quarta di copertina, che in un certo senso spiega chiaro cosa è oggi noi come specchi di cristallo. Assolutamente, lo Quindi, ascoltiamo più che volentieri. allora, dalla terra sono risorta, sepolta di fango e terriccio. Ora sono cresciuta di pensieri incastonati nell'ombra, le gialle risate, fresche speranze e ricami di pensieri di luce, quanto scavato e seppellito, fingendo che fosse passato. Allo specchio ho confessato, lui fedele non ha proferito. Ho aperto un diario e preso in mano una penna. I pezzi di carta prendevano forma. Occhi variopinti, germogli nel deserto, cantavano arcobaleni che non potrete mai domare, fino a non essere nulla, a pallottolare, dal male al bene, al buio totale. Nessuna meta, nessun finale, le ferite sono rimarginate e le rughe solcate, codici a barre da rintracciare, è ora di respirare. Ho imparato a non piangere sul latte versato, nessuna emozione, niente corone. I poeti sono solo persone. Bellissimo, bellissimo, bellissimo il concetto, bellissimo questo trade union tra il passato e quello che è l'attualità. Quindi brava, brava perché in questa quarta di copertina hai dato la traccia, come dire, certa di quello che è il tuo percorso, quindi di quello che è il tuo pensiero. Non è facile, non è facile Sì, in cioè poche. questo è tutto che noi. No, ma se noi andiamo a constatare le due copertine, cioè riderò come se avessi mai pianto, e noi come specchi di cristallo, rappresentano sempre il mio che è il mio mondo interno, ma il mondo femminile, in quanto io essendo una Certo. donna, mi piace molto trattare, insomma, il tema la Katia Bientrani, voglio dire, in questo è eccellente, insomma, Certo. mi ha sempre soddisfatto in pieno, e allora sono comunque felice perché è un insieme di ciò che sono i miei concetti attraverso il disegno, copertina, il titolo, la quarta. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che questa poesia è scritta anche in metrica e poi oltre ad avere dei suoi disegni, sono anche delle fotografie mie personali che ho scattato io e quindi proprio parla, può sembrare che possa essere un'autobiografia, ma più che una mia semplice autobiografia, è proprio un raccontare ciò che è, appunto io come specchio, come testimone, perché lo specchio Come rappresenta proprio il proiezione, come testimone, proiezione in proprio, quanto sì. poi. Esatto, ciò che praticamente mi circonda nella vita poi di tutti i giorni. Certo. Complimenti, no, sei stata, mi verrebbe da dire, netta, precisa in questo dichiararsi, no? Perché poi condividere non è mai così scontato, facile, e a volte può essere anche poco Assolutamente comprensibile. Invece no. tu sei stata molto, molto chiara e credo che questo valorizza il percorso fatto finora e il No, percorso ma che hai perdonami. intrapreso. Sì, perdonami, Stefano, proprio perché comunque voglio rinforzare il discorso della quarta di copertina, quando decisi di andare oltre la verità, perché la verità è oltre, calar della notte, nessuno al mio fianco, cioè questo significa proprio ricarcare, rinforzare il Certo. concetto di avere la libertà di pensiero, poterlo esprimere senza schemi, come cristalli che brillano alla luce del sole. Certo, assolutamente. E il cristallo rende tantissimo il concetto, quindi, anche perché il Devo la cristallo risposta. è forte e fragile anche nello stesso tempo, E come insomma. dicevo l'anno scorso, certo, ma infatti le mie poesie parlano di gioia, di bellezza per quello che riguarda la natura, ma nello stesso tempo anche di dolori, perché i cristalli possono essere anche taglienti, Certo. no? Oltre a essere lucidanti. È vita, la mia poesia poi alla fine è vita.
lì perché parla di relazioni fra uomo e donna, parla dell'illusione, parla di mille argomenti. Ci sono 59 poesie che comunque si può sbizzarrire come quanto si voglia, no? Assolutamente, certo. Spesso Senti, la gente impara ad approcciarsi alla poesia perché può sembrare banale, perché la gente è No, no, no. abituata a rilassarsi e a non farsi. Invece dovrebbe poesia appunto per imparare a farsi, perché la poesia ti lascia, anche se io scrivo in maniera molto semplice, la poesia ti lascia dei concetti e dentro quella poesia ci sono altre domande in cui tu puoi fare. E io spero che la gente abbia la voglia di crearsi dei dubbi e nei dubbi appunto farsi delle domande e comunque cercare appunto di migliorarsi, perché la poesia poi alla fine è quello il suo compito. Oltre a parlare di bellezza, nella sua bellezza c'ha la sua sfaccettatura della domanda, del dubbio, della curiosità. Certo, E della infatti non per quotidianità quello anche, non passa mai di moda. certo, assolutamente, credo che anzi ci sia, soprattutto nei giovani, ci sia una riscoperta della poesia, quindi è sicuramente una traccia da seguire con molta attenzione. Noi ti ringraziamo di questa bella chiacchierata, Festival dello Scrittore ha la capacità di Grazie a regalarci voi. queste emozioni, questi confronti, e invitiamo i nostri amici a leggere le tue poesie raccolte noi come specchi di cristallo, per capire questo cristallo cosa rispecchia in noi, che cosa può farci. E poi anche Sì, ovviamente anche il libro precedente, riderò come non avessi mai pianto, che già il titolo è una poesia in qualche modo, insomma. sì, perché nasce da un mantra dove appunto parliamo poi di specchio, che è la consapevolezza, quindi sono un legame con l'altro, ecco, anche se sono Certo. separati, però hanno molto in comune. Diciamo che sono adesso si dice. Si usa nel Si termine del dire, Covid, grazie. sono congiunti, insomma. Sono Sono apparentati. congiunti senza bisogno di prendere il Covid loro. Loro non prendono il Esatto, Covid, esatto. Loro sono. anzi, ti spiegano. Voglio essere leggermente presuntuosa. Se mi permetti, voglio essere leggera per quanto riguarda l'essere congiunti. Le mie poesie, anzi, aprono quello che è al pensiero positivo, quindi al abbracciare tutto e a rinforzare attraverso il cambiamento come la forza creativa che c'è dentro di noi, perché la poesia poi alla fine fa quello, rafforzare la bellezza creativa che c'è dentro di noi e nel rispetto di madre terra, della natura, dell'universo, del cielo, di tutto ciò che ci circonda. Infatti qui dentro ci sono delle metafore che da una semplice mora, cioè ti sa come poterti difendere dalle spine e così via discorrendo. Ma voglio lasciare curiosità, basta quello che ho già letto, Certo. perché è bene e giusto che sia così. Ti ringraziamo, invitiamo appunto a seguire Alice e Silvia Morelli, il Festival dello Scrittore, e ovviamente leggiamo entrambi perché magari capirete esattamente quello che è stato elaborato e detto durante questa chiacchierata. Grazie.